tutti ragazzi e benvenuti in questo 11° episodio di Pokémon Sienna Version. È domenica, piove a Rescaldina e sì, sono tornato finalmente su Pokémon Sienna. Perché finalmente? Perché era davvero tanto tempo, credo quasi più di una settimana, che non uscivo a questa serie, ma ho delle motivazioni. Se vi ricordate, infatti, nello scorso episodio non sapevo assolutamente come andare avanti in questa caverna e quindi ho dovuto fare un po' di ricerca e capirci qualcosa. E come sospettavo, effettivamente serve Surf, difatti l'ho insegnato a Scarf. Però giustamente, essendo Creepy Stories, non è che posso fare una puntata normale senza perdere registrazioni e simili. Quindi ho perso la registrazione di come ottenevo, cioè nel senso, mi sono dimenticato di registrare la parte in cui prendevo Surf. Per fortuna avevo un save state precedente, quindi ho registrato uno spezzone che in questo momento starete vedendo di sottofondo, nel quale vi mostro come ottenere Surf. È una cosa malatissima, dobbiamo recuperare questo Tauros qua che l'avevano perso, insomma un po' un bordello. Comunque alla fine l'abbiamo recuperato tutti felici. E niente, ci troviamo qua in questo punto qua, dove dovremo utilizzare Surf e dove ci sarà qualcosa di molto particolare. Sì, me lo sono spoilerato perché giustamente dovendo vedere dove bisognava andare. Eccoli lì, come vedete è quello lì è il Pokémon Fakemon. Cioè io sinceramente spero che non sia fatto così, ma che sia solo lo sprite. Forza ragazzi, abbiamo ottenuto Lugia abbastanza facilmente. Ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è Gralite. E lo catturano in sostanza, molto velocemente lo catturano. Perfetto, a questo punto ragazzi, utilizzando una fune di fuga che mi sono tatticamente ricavato e che ho comprato dal centro Pokémon, si sarà sbloccato il passaggio che c'era qua e quindi potremo proseguire. Bene, allora, direi che siamo pronti, non perdiamo ulteriore tempo, andiamo. Però diciamo che mentre incontriamo Oddish schifosi e battiamo allenatori, vi devo parlare un po' del canale. Innanzitutto ragazzi, stiamo crescendo a dei ritmi veramente alti, quindi vi ringrazio. Siamo a 3900 iscritti in questo momento che sto registrando, un numero del genere, quindi grazie davvero. E volevo parlarvi in particolare di una serie che è da tantissimo tempo che non... Ah, grazie per aver interrotto il mio... Ma immagino che non mi sfiderai, vero? Ah ok, non mi sfidi, perfetto, posso proseguire con calma. E niente, volevo parlarvi appunto di una serie che non porto da tantissimo tempo, ossia Pokémon Snakehood. Ci tenevo a farvelo sapere perché alcuni in privato me lo scrivono, mi chiedono dov'è finita questa serie qua, che sarà la decima volta che la interrompo. C'è un motivo, il motivo è che ragazzi c'è un punto in cui non riesco a proseguire. Nel senso che ho provato a registrare due volte di fila, entrambe le volte è finita con Rage Quit e la bestemmia. E quindi in realtà il modo per superarlo c'è, è allenarsi. Però capite che in questo periodo con la scuola che sta finendo, le materie da recuperare e tutto, ho già poco tempo per portare i video, figuriamoci per allenare i Pokémon. Quindi ragazzi, per Snakewood dovremo aspettare ancora. Ho in conto di riportarla perché comunque è una serie che era tornata a piacere, però ci vorrà un po' di tempo, ecco. Dovete anche considerare che ho tante... Grazie WhatsApp, sei sempre veramente più simpatico, mamma mia. Dicevo, ho anche molte serie attive in questo periodo. Ho Pokémon Sienna, ho la Crazy Lock, ho Apex, poi avrei Snakewood, poi ho tutti i video dei misteri Pokémon, Pokémon Curiosity, le creepypasta, anche se non ne faccio da un po' di tempo. Insomma, ci sono tantissimi progetti, ho anche tantissimi progetti da fare con altri youtuber, insomma. Di conseguenza, ragazzi, anche per... alleggerire un po' il canale, Snakewood la porterò in ogni caso una volta finita sia Sienna che... Oh, minchia, vibrava selvatico ci starebbe, peccato che non hai Fakemon. Dicevo, Pokémon Snakewood in ogni caso la riporterò una volta che avrò finito sia Apex, questo qua è Infernape, sia Pokémon Apex che Pokémon Sienna. Spero che Pokémon Apex duri di meno, cioè duri poco, non perché non mi piace, ma perché... vorrei liberarmi un po' di cose, poi ero un alfa, quindi sinceramente pensavo che due episodi bastassero, invece non è stato così purtroppo, o per fortuna, dipende. Tra l'altro, visto che vi sta piacendo anche quella serie lì, tantissimo, cioè, mai visto una serie che... Cioè, era effettivamente tanto tempo che una mia serie gameplay non vi prendeva così tanto. Cioè, mi continuate a chiedere episodi, vedrò di portarli prima o poi. Questo qua intanto ho fatto il moonwalk per venire... Cazzo, battaglia in doppio, perfetto. Esordisce Cancro in questo episodio. Allora,
Direi che ho finito con le news dopo 5 minuti esaurienti, quindi possiamo iniziare a commentare un po' la battaglia. Perfetto, è stata molto rapida e indolore, direi. Abbiamo distrutto questo scolaro e madonna, lì non ci sarà mai uno strumento nascosto, sapete? Rare candy, perfetto, ci avevo visto giusto. Non è che ci volesse un genio, però oh, nel frattempo penso di essere arrivato. Ok, mi sono fermato proprio per vedere se l'avevano messa anche qua. Ed effettivamente è così. Ormai siete troppo scontati, creatori. Vediamo cosa mi dice sto chef a caso. Niente, ci sarà una palestra in sta città. Chi lo sa, andiamo a esplorarlo un attimo. Ma mi sembra di no, sinceramente. Ah, non posso entrare lì? Perché mi ha chiamato Youngster? Perché mi ha chiamato Bullo? Ok. Oh, non ho capito cosa devo fare. Vuoi un fluffo? Cosa sarà mai un fluffo? Non si sa, sembra che non ci sia. Proviamo a vedere un attimo nel Pokédex, raga. Tra l'altro, con Surf vorrei vedere effettivamente se ci sono dei Pokémon selvatici carini nell'acqua. Fluflo, mi sono già dimenticato il nome, pensate voi. E vabbè, sentite, non me ne frega assolutamente niente. Prima o poi saprò, scoprirò chi sarà sto fuflo, no? Mi sono effettivamente davvero scordato il nome. Mamma mia, che tristezza. Ok, mi sa che dovremmo proseguire di qua. Basta questa musichetta, gentilmente. Ok, nuovo percorso. Quella città lì era tra le città più insignificanti che io abbia mai visto. Intanto eccolo qua, il ciccione obeso, Lickitung, Crunch a casa. Crunch a casa. Com'è che non vai giù? Spiega. Talush. Ah, ok. Talush è sempre lui. Ormai mi sono già dimenticato i Pokémon, raga. Quindi dovete capire che ho bisogno di riprendermi un attimo. Nel frattempo Sting li apre tutti. Tutti. Mamma mia, che bestia. Ah, e poi Rattata al 18. Beh, giusto. Ok, allora. Pigliamo Schemio. Che ne dici se ti si faccio un crunch violento? L'hai voluto tu il cancro, eh? Io non ho fatto niente, io non te lo curo il cancro. Adesso però lo tengo dentro perché non ho neanche voglia di switchare, sinceramente. Poi, no, poi sono ah, ok, dovrei aver preso le cure totali, raga. Non dovrei aver fatto la classica cagata di, sì, perfetto, ne ho pure 14, cioè ne ho infinite praticamente. Spearow, che ho già catturato. Madonna, quanti allenatori. Questo qua è il chitarrista nel bosco, mi sembra giusto. Signal Beam è a casa, livello 41 per Sting, perfetto. Electrode, Crunch. Volevi Sting che regge benissimo. Un'autodistruzione. Thunder. Ha fatto quasi più Thundershock di autodistruzione. Perfetto. Uccidere Sting con autodistruzione. Lo stai facendo nel modo giusto. Qua, madonna, che. No, madonna, se sei forte, Sting. Io ti giuro che se fossi alla pensione con te. Malatissimo sono. Dovrei essere condannato per zoofilia. Una tipa in bikini così. Ok, perfetto. Lui, tu sei bello, eh. Non mi dispiace, effettivamente. Ecco, poi invece c'è lui che, vabbè, possiamo anche balzarcelo. Algalion dovrebbe essere, esatto, la sua evoluzione. Però, per fortuna, raga, Volteicle riesce a fare un male boia, nonostante Goldin. Cioè, nonostante io non abbia Pokémon di tipo elettro, ho due Pokémon che sanno due mosse di tipo elettro. Ed è una cosa stupenda, veramente. Allora, direi di rimuovere Sting per un attimo e di mettere davanti Bin Laden, che forse oggi non ha ancora combattuto, tra l'altro. Levati, uccellaccio del merda, proprio. Ah, questo qua è un allenatore drago. E effettivamente è Dragonair, quindi ti do ragione. Slash, minchia, Double Kick farai male. No, effettivamente fa male perché sono di tipo ombra. Io sono ancora convinto che Bin Laden sia di tipo... come si dice? Coleottero, ok. Allora, no. C'era una cura totale, secondo voi? Sì? No? Perfetto. Full... no, ok, allora devo utilizzare prima un'iperpozione. E poi una full heal. Che bello sprecare i turni a caso. E poi slash e a casa. Ole. Pupitar non è assolutamente di tipo drago. Hai proprio sbagliato. Oh, come ho fatto a mandarlo KO? Come ho fatto a mandarlo KO? Non lo so neanch'io. Ah, questo qua sa pure usare le iperpozioni. Perfetto, rimediamo subito. A casa, Owen. Ma un Fakemon bello, ma per dire. Go stand on the main bridge and take a look at the spectacular view. Ok, perfetto, ma no, anche. Anche qui! Basta!
Basta con la musichetta di Lavandogna. Tra l'altro noto con piacere che tipo ogni città ha il suo modello di casa un po' modificato. La cosa mi piace. Fan club, perfetto. Mi darai il buono bici? Vediamo. Sì, non la vado neanche a prendere la bici perché uno era a casa di Dio. Non so se avete presente quella vaga sensazione di fastidio quando stai registrando e hai fuori dalla porta un cartello con scritto non entrare, la gente se ne sbatte il cazzo, entra lo stesso. Ecco, bella la vita. Questa è la vita di uno youtuber, è ciò che uno youtuber deve soffrire, la gente che ti disturba mentre registra. È uno dei mali più incredibili della vita proprio. Comunque, esploriamo questa città, ho visto questa cosa qua che... banca? Minchia, ma... la banca è l'emblema, cioè... se non do fuoco... No, 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 aspetta. Benvenuti, vuoi aprire un account? Sì. Ah, ok, posso depositare qua i miei soldi. L'utilità. L'utilità. La serve per... non lo so neanch'io. Ma... ah, cioè, praticamente sono 50.000 dollari che ho, 50.000 do... bella sta palestra. Sono 50.000 poche che ho lì nel... c'ho lì, basta, ho guadagnato... ok, cioè, non ditemi che avete messo così tanti allenatori perché veramente poi mi offendo. Comunque, capo palestra roscia. Sì. Ah, ok, tu sei la maestra dei Pokémon di tipo drago e non hai bisogno di nessuno attorno a te. Perfetto, ok. Sai che mi fai solo un piacere, veramente. Allora, eccola qua. Salamence, oddio. Questo qua come lo butto giù adesso? Allora, ma pure diminuito l'attacco. Non lo so, cancro. Proviamo con cancro. Minchia, Dragon Rage dà un fastidio assurdo. Regi. Ottimo lavoro. Che bello. Allora, Dargos, Ice Punch, efficacia per 4, ti prego. Ok, perfetto, bravo Dargos che non mi tradisce. Dragonair pure, via anche lui. No, lui regge però. Adesso è quotata a 1.2 infatti. Me l'aspettavo tantissimo. Com'è possibile che non l'ho buttato? Ok, perfetto, pure Critical. Charizard, merda. Posso mandare Bin Laden... contando sul fatto che reggo le mostre di tipo... vabbè, allora sei stronzo. Però gli ho diminuito l'attacco. Questo è un ottimo punto a nostro favore. Livello 42 sta... onda calda. No, aspetta. Voglio prima vederla la mossa, sai com'è. Anche perché io ho Fireblast... però la stessa... no, raga, non gliela insegno. Anche se mi sarebbe piaciuto, ma no. Ok, Dragonite, calma. Dargos e Ice Punch. Forse non va giù questo. Infatti la regge. Thunder Mamissa. Che fortuna. Perfetto. Livello 42 addirittura per Dargos. Abbiamo devastato la capopalestra di tipo drago. Prendi la Tamer Badge. Grazie. Sì. Dragon Claw. Perfetto. Bene, e ora? Ora qual è il mio scopo andando avanti? Non sapete che non lo so. Forse sarà proseguire. No, no, perché non c'è niente qua. Ok. Non lo so. Magari. Non lo so, la banca mi sa tanto di Team Rocket che entra dentro spaccando tutto, facendo un po' di bordello. Perché, come sapete tutti, cioè, la banca è l'emblema. E se non dai fuoco al canale di Creepy, sei una banca. Ecco. Sto sparlando come mio solito. Repellente, proseguiamo. Cioè, proseguiamo. Torniamo indietro. Perché di cose in mente da fare non ne ho effettivamente. Boh, stoppo e vediamo cosa fare. Boh, raga, cioè, ci sono rimasto male. Perché a quanto ho visto su YouTube e su internet, finisce così. Nel senso che non c'è una fine. Dopo la settima palestra si interrompe tutto senza concludere la storia. Per quanto riguarda il Team Rocket, cioè, io non lo so sinceramente se è una cosa fatta così perché la Chrome è ancora in fase di sviluppo, hanno smesso di svilupparla, questa era solo una beta, però
Ma aspettavo che quando finisse la beta venisse fuori scritto a qualche parte end of beta. Invece ci sono ancora un sacco di cose, c'è tutta la storia del Team Rocket e non si è risolta mai nella vita. Quindi boh, cioè nel senso, questo qua potrebbe essere l'episodio finale. Non me la sento di chiamarlo episodio finale perché sinceramente non so bene che cosa ci possa essere dopo. Quindi se magari qualcuno sa che la trama va avanti, che io ho avuto delle fonti poco attendibili, me lo faccia sapere in un commento. Probabilmente in caso contrario arriverà sicuramente un episodio in cui vi farò vedere qualche extra, perché ce ne sono di extra, magari ve lo farò anche in post commentary. E niente, per questo 11° e forse ultimo episodio di Pokémon Sienna noi ci possiamo salutare. Io spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che trovate qua sotto nella sidebar e passate ai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.